Se nel Vallo di Diano l'estate politica è stata particolarmente calda, soprattutto per quanto riguarda l'elezione del presidente della Comunità Montana, è facile prevedere che a livello regionale il clima politico autunnale sarà addirittura rovente, nel PD e forse anche nel centrodestra, chiamati a scegliere il proprio candidato che dovrà correre per la presidenza della regione l'anno prossimo. Nel PD fa discutere la decisione dei vertici nazionali, intenzionati a negare a Vincenzo De Luca la candidatura per il terzo mandato. Nel centrodestra continuano le scaramucce tra Forza Italia e Fratelli d'Italia, in quanto entrambi i partiti vogliono imporre alla coalizione un proprio esponente. Il tutto senza dimenticare le polemiche sull'autonomia nazionale. Ne parliamo tra poco, dopo la sigla. Nel giugno scorso, gli elettori e le elettrici di quattro comuni del Vallo di Diano, Sala Consilina, Casalbuono, San Rufo e San Pietro Altanagro, si sono recati alle urne per il rinnovo dei parlamentini municipali. Come è noto, i pronostici della vigilia sono stati ampiamente rispettati. A Sala Consilina ha vinto Domenico Cartolano. A Casalbuono c'era una sola lista, per cui Attilio Romano ha dovuto battere soltanto il quorum. Stessa situazione a San Pietro Altanagro, dove è tornato in sella dopo circa 20 anni Enrico Zambrotti. Nessuna sorpresa anche a San Rufo, dove si è confermato Michele Marmo. Al vertice della Comunità Montana si è insediato il sindaco PD di Sanza, Vittorio Esposito, forte del sostegno di tutti i sindaci del territorio, ad esclusione del sindaco di Sala Consilina, Domenico Cartolano, che ha puntato i piedi perché a suo giudizio Sala Consilina non avrebbe avuto alcun rappresentante né alla Comunità Montana né in seno al Consorzio Sociale, dove recentemente è stato eletto il sindaco di Teggiano, Michele Di Candia. Per dovere di cronaca va precisato che, a differenza di Esposito, Di Candia ha avuto il voto della rappresentante del Consiglio Comunale di Sala Consilina, Rosa Mega, ma non quello dei comuni di Caggiano, Salvitelli e Auletta, che non si sentono rappresentati dal sindaco di Pertosa, eletto consigliere del Consorzio. Dopo le dure polemiche estive, si va verso il disgelo tra Cartolano e gli altri sindaci del Vallo? Lascia ben sperare. Del resto nel Vallo, si sa, c'è bisogno di grande unità. Sempre in casa PD, continua a tenere banco la polemica durissima tra il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, che combatte la sua battaglia su due fronti, contro la legge sull'autonomia differenziata e praticamente contro i propri compagni di partito. In merito all'autonomia differenziata, De Luca, nel corso di una conferenza stampa nei giorni scorsi, ha annunciato un disegno di legge della Regione Campania basato su diversi punti. Primo, il riparto del fondo sanitario. Deve assegnare uguali risorse per ogni cittadino italiano, dal Piemonte alla Sicilia. Secondo, occorre garantire su tutto il territorio nazionale la stessa dotazione di personale ogni 1.000 abitanti. Terzo, è fatto divieto di stipulare contratti regionali per il personale della sanità pubblica e della scuola pubblica. Quarto, attribuzione di nuove funzioni solo dopo che i livelli essenziali delle prestazioni, cioè i famosi LEP, siano stati non solo determinati, ma anche finanziati. Quinto, per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni non possono essere utilizzati criteri che differenzino i territori sulla base di parametri legati al costo della vita o alle specifiche condizioni economiche e sociali. Per De Luca, l'accoglimento di questi emendamenti alla legge Calderoli consentirebbe di scongiurare gli effetti divisivi del referendum. Non meno dura la politica che vede impegnato il governatore sul fronte interno e in particolare nei confronti della segretaria nazionale del PD, Elis Klein, del commissario regionale della Campania, Antonio Misiani, e dei parlamentari Sandro Ruotolo e Marco Sarracino, determinati ad impedire a De Luca di correre per il terzo mandato. Una polemica che si trascina da tempo, con De Luca che continua a sostenere la tesi che a scegliere il candidato alla presidenza della regione debbano essere i territori e non personaggi che siedono in Parlamento senza avere alcun voto. L'ultimo botta e risposta, stavolta in punta di fioretto, risale a 2 giorni fa. Ne riportiamo le battute finali. Alla leader del PD, che ha dichiarato che tutti sono utili, nessuno è eterno, il governatore della Campania, dopo aver confermato la decisione di candidarsi a prescindere dall'appoggio del PD, ha risposto serafico. Direbbe ad Aldo Moro che non era indispensabile?
Sull'argomento è intervenuto l'ex parlamentare di Articolo 1 Federico Conte, ora vicino alle posizioni del PD, nel corso di un convegno a Napoli sul tema Il Sud in Europa. Federico Conte ha invitato in Campania a superare personalismi e populismi. L'autonomia differenziata, che è inaccettabile qui in Campania, è già da tempo una forma di politica differenziata, populista e personale da superare. Bisogna costruire per la regione una proposta unitaria, nel senso, nel rispetto del passato, ma proiettata nel futuro, per fare del Partito Democratico e delle istituzioni luoghi di proposta di contenuti, coniugando il locale con il local. Questi incontri, ha proseguito Conte, devono essere, pur in un ampio contesto generale, l'occasione per avviare una riflessione puntuale sul ruolo programmatorio della regione e sullo stato del Partito Democratico. Le novità portate nel partito da Ellis Klein hanno creato le condizioni per assorbire il dissenso a sinistra, come per Articolo 1, e per avviare in tutte le regioni una fase nuova. Solo in Campania ci sono difficoltà per ragioni vecchie e nuove che vanno capite e superate. Fin qui il centro-sinistra, ma anche nel campo opposto, cioè nel centro-destra, la discussione riguarda il candidato che dovrà opporsi a De Luca o a chi per esso. Forza Italia spinge per la candidatura dell'europarlamentare Fulvio Martuscillo, mentre Fratelli d'Italia rivendica la candidatura del viceministro degli esteri Edmondo Cirielli. Come vedete, le occasioni per future polemiche non mancano.